Una Dinamo concreta e brillante si aggiudica il primo trofeo su Redentore. Ieri sera a Nuoro i ragazzi di Coach Esposito partono a sprombattuto e annichiliscono i più quotati avversari dell'Anadolu Efes, che appena 48 ore prima si erano aggiudicati la finale nel torneo Euronics ad Olbia. Segnali confortanti per i giganti che sul parquet del Pala Don Bosco, gremito ed entusiasta, hanno provato schemi e soluzioni di attacco e difesa molto bene applicati. 101-92 è il finale di una partita vera e che ha rappresentato un banco di prova molto serio. 6 player in doppia cifra, MVP sicuramente Jack Cooley, 26 punti a referto, ma ottime prove anche per il rookie Rashawn Thomas, che ha chiuso con 19 punti, 13 punti a testa per Stefano Gentile e Achille Polonara e 12 di un ritrovato Marco Spissu, gioiellino di Casa Dinamo. Ora da venerdì la squadra sarà di nuovo in trasferta. A Cagliari sfiderà 3 squadre di Eurolega, Fenerbahce, Olimpia Milano e Limoges. Occasione importante per continuare la preparazione in vista dell'esordio ufficiale fissato per il 3 ottobre in FIBA Cup.